Che non dobbiamo fare calcoli, che dobbiamo pensare a far risultato. E poi, come vi dico, da diverse settimane, poi facciamo i conti alla fine. No, abbiamo l'obbligo di cercare sempre di ottenere il massimo. E questo deve essere. Poi se il forestiere chiama finale, va bene lo stesso. Ma non facciamo calcoli, non guardiamo la classifica. Guardiamo alla fine del campionato. Tutte le squadre possono battere l'Empoli, però è una squadra, non so i problemi che ha avuto, però è una squadra di valore. Se guardo gli uomini che ha a disposizione, basta guardare l'attacco, Tavano, Maccarone, basta guardare a centrocampo, Boucher, Coppola, lo stesso Moro, giocatori comunque di esperienza, di qualità. Forse non pensavano neanche loro di trovarsi in una situazione del genere e adesso stanno cercando di venirne fuori. Però è una squadra di valore, quindi bisogna essere pronti a affrontare con la giusta concentrazione questa squadra. A Borghese è una vita che parlo con Borghese, quindi deve migliorare. È migliorato già rispetto all'inizio della stagione, ma deve migliorare anche come si pone con l'arbitro, gli assistenti e anche evitare anche qualche atteggiamento che dà fastidio sia agli avversari che anche agli stessi compagni. Il suo difetto è anche a volte la sua forza. Sì, merita il rispetto perché comunque questa squadra oggi ha 45 punti. È vero e sono consapevole che magari in casa non ci siamo espressi sempre bene, sono state poche le partite, però merita rispetto perché è una squadra pulita, è una squadra che sta dando comunque un'immagine alla società e alla città, cercando di fare sempre il massimo, poi è una squadra che ha un senso d'appartenenza alla maglia, secondo me, e questo la gente dovrebbe capirlo.